Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting stagione 7. Episodio numero 79. In questa puntata parleremo brevemente di un'altra bloggata sempre a tema dell'epidemia del coronavirus in Italia, che ha avuto parecchio successo. L'URL lo trovate in descrizione di questo file. Il video di questo audio, di questo podcast, è intitolato It took some time before a formal guidance became available. È una frase storica che il link lo potete trovare in descrizione. Per farla corta e breve, si sono create nel 2020, con il governo Conte, sostenuto dalla maggioranza di governo di PD, Movimento 5 Stelle e LeU, una serie di decisioni politiche che hanno creato un contesto favorevole alla circolazione del SARS-CoV-2. Usando il Covid come un forno crematorio ambulante. Non si è chiuso Schengen introducendo ferri controlli sui passaporti e respingendo stranieri e imponendo quarantene agli italiani rientrati in Italia. Questo ai primi del 2020. Chi proponeva queste cose fu additato dal PD, dal Movimento 5 Stelle, dal LeU e dal governo Conte come un razzista. Non fu mai dichiarata zona rossa Alzano Lombardo e Nembro, c'è pure la magistratura che galoppa su questo tema, vedremo poi gli sviluppi. Si è fatto entrare infetti, stranieri ed italiani infetti, da tratte intermedie, perdendone volutamente traccia, nonostante ad esempio anche i mass media avessero lanciato appelli ed emergenze e rischi su questo tema. Sono state sottratte in due volte le preziose mascherine per darle alla Cina, che all'epoca era un paese produttore di mascherine, mentre l'Italia all'epoca non lo era. Qualcuno ha vietato che si facesse le autopsie ai morti di Covid per poter estrarre terapie di cura. Per ben due volte è stato permesso una fuga di italiani potenziali infetti Covid dal nord al centro-sud, dove in prima ondata i contagi non c'erano o erano pochissimi. Dopo il lockdown, che ha battuto i contagi e ha contratto a trascinamento anche le relative morti, il governo Conte 2, sostenuto dalla maggioranza di governo PD, Movimento 5 Stelle e LeU, non hanno voluto andare ad infetti zero, ma si è preparato con una serie di decisioni politiche il terreno per una seconda ondata Covid con contagi di ritorno. Si è quadruplicato l'entrata di immigrati clandestini, 34.154 sono gli immigrati clandestini che sono stati deportati in Italia nel 2020. In un contesto pandemico sono stati fatti entrare 34.154 immigrati clandestini, approssimativamente una cifra quasi pari, identica ai morti degli italiani di prima ondata. È stato permesso poi che questa gente scappasse e circolasse liberamente, ignorando volutamente quanto fossero importanti gli asintomatici e i parasintomatici nell'epidemia SARS-CoV-2. Si è fatto entrare immigrati regolari in cerca di lavoro e turisti, i quali hanno concorso ad accendere focolai di Covid che, nonostante gli iniziali bassi numeri estivi, i focolai si moltiplicavano senza mai andare ad infetti zero, ignorando appunto volutamente quanto fossero importanti gli asintomatici e i parasintomatici nell'epidemia SARS-CoV-2. Poi si è permesso agli italiani di andare all'estero. Poi si è tenuto aperto nell'estate 2020 attività del terziario, che invece dovevano essere mantenute chiuse perché provocavano assembramenti.
La bomba epidemica da contagi di ritorno, una volta detonata, è stata lasciata correre. La sua equazione epidemica è rimasta immutata dal 18 settembre 2020 fino all'11 novembre 2020. Plateali, inutili, i 4 DPCM del governo Conte 2 prima dell'11 novembre 2020. Alla fine del 2020, 31-12, si è potuto tirare le fila del bilancio della lotta al Covid. Italia nel 2020 fu il primo peggior paese europeo per totale di decessi di Covid in senso assoluto. Italia fu il peggiore quinto paese al mondo per totale di morti di Covid in senso assoluto nel 2020. Italia fu il peggior quinto paese al mondo con morti per milioni di abitanti nel 2020. L'Italia fu il quarto peggior paese al mondo con più casi attivi di Covid nel 2020. L'Italia fu l'ottavo peggior paese al mondo con più ricoverati di Covid nel 2020, dati recensiti alla data del 31-12-2020. Tanti infetti perché ci sono stati ovviamente a trascinamento anche tanti morti, quindi tanti morti perché tanti infetti perché si è appunto varato nel giugno del 2020 una serie di decisioni politiche che hanno permesso, diciamo, una seconda banale seconda ondata di contagi di ritorno che era stata scientificamente prevista, ma i mass media hanno occultandone anche quindi automaticamente le decisioni politiche prese dal governo Conte 2, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e Leo, quindi i cani da guardia della democrazia, i mass media, tutt'altro che cani da guardia della democrazia, ma diciamo cani da guardia di Auschwitz. Ok, questo è più o meno tutto. Se siete interessati a questa feroce bloggata, "It took some time before a formal guidance became available", io vi consiglio di andare a cliccare il link che trovate in descrizione e dentro troverete, sarete catapultati a questa mia bloggata dove un muro di fatti e di tesi estratti da un muro di fatti vi rinfrescheranno la memoria storica. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.